bella e benvenuti a questo nuovo episodio de Siete Inutili, la bolla della musica indipendente. A condurre, mio malgrado e come al solito, Andrea Chi, dell'omonimo programma Andrea Chi di Radio Alba, e ad accompagnarlo Branks e Signa del programma Rap di Zona, sempre di Radio Alba. Questa è un'edizione speciale della bolla perché siamo all'interno del festival per Beppe Fenoglio. Dentro alla bolla c'è un artista, l'artista è un attore, il suo nome è... Branks, manda la sigla. Benvenuti, bentornati. Benvenuti, benvenuti. Appuntamento della bolla della musica indipendente, della bolla dell'arte indipendente. Direi della bolla della libertà. Assolutamente, ci sta, calza a pennello. Siamo ospiti nel cast di questo festival che si è tenuto nel centenario fenogliano. Cioè, Fenoglio avrebbe compiuto 100 anni quest'anno, e questo festival è stato fatto in più. Per celebrare a questa manifestazione. Esatto, è stato fatto in più a tutte le manifestazioni di Beppe legate al centenario fenoliano, e infatti l'hanno chiamato AMPI, così strizza anche l'occhio all'associazione partigiani italiani. Ci siamo. Dove siamo? Siamo al teatro. Ricordare dove siamo. Siamo al teatro, e per ricordare il teatro non possiamo non ricordare il mitico Serafino, che è un uomo che lo ha creato. Ha creato lui questo luogo, e c'era sempre. Se uno veniva a teatro non poteva non vederlo lì seduto in prima era fila. Local resident nel posto, esatto. Come direbbe il narra. Guarda, ti voglio raccontare una cosa molto simpatica che è successa a uno speaker di Radio Alba che stava intervistando Paolo Conte, cioè non Fabri Fibra però veramente un personaggio importante. Durante l'intervista Paolo Conte si ferma, smette di parlare, alza gli occhi e fa ciao Serafino, e poi continua a parlare, per capire l'importanza di questo di personaggio. Enrico, esatto, che aveva tra i suoi amici anche Paolo Conte. Ma direi di partire. Nella nostra bolla c'è un personaggio che fa parte di questo spettacolo che è andato in scena durante questo festival, che è La Valigia, uno spettacolo di con Barbara Borra. Lui si chiama Loris Mosca. Benvenuto. Scendemmo giù a Curenna, frazione di Vendone, la vigilia di Natale del 1943. Sapevamo che gli abitanti ci appoggiavano, infatti ci accolsero con due pentoloni pieni di castagne e il pranzo assicurato per il giorno successivo. Il loro regalo di Natale, e il parroco in prima fila. Infatti aspettammo il suo «Andate, la messa è finita», prima di intonare quella nuova canzone. Un'esecuzione un po' stonata, lo ammetto, ma era una bella canzone, era la nostra canzone. Sibilla Giacomo, nome di battaglia Ivan. Era stato lui a scegliere la musica. Lui, operaio di professione, che non abbandonava mai la sua chitarra. Una sera come tante, davanti al fuoco, aveva chiesto al comandante: «Comandante, ma perché noi non abbiamo una nostra canzone?» E il comandante aveva risposto: «Ottima idea!» Ivan allora aveva provato col Nabucco, ma non era adatto. «Addio Lugano bella, no, meglio di no». Alla fine era stato lo stesso Ivan a scegliere la canzone. Lui era stato in Russia con l'Armir, soldato del secondo reggimento del genio telegrafisti. Aveva sentito molte volte quella canzone russa, Katyusha, cantata dalle ragazze e dai prigionieri sovietici. Non era una canzone di guerra. I nostri soldati la cantavano nella steppa, cambiando le parole. Ivan non le conosceva, ma ricordava che parlavano di vento e di tempesta. Fu allora che il comandante si alzò, prese il suo ricettario da dottore nello zaino e iniziò a scrivere. Era quasi Natale e faceva un gran freddo.
Facile, dai. E poi il resto andò via, così, da sé. Soffia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna ardire. Il comandante aveva mandato il testo a mamma Maria, che faceva la maestra. Fu lei a sostituire Soffia con Fischia. È una vera e propria arma contro i fascisti. Li fa impazzire, dicono, solo a sentirla. Se la cantasse un neonato, l'ammazzerebbero col cannone. Wow! Mamma mia! Grazie. Ciao. Non si sente, ma è partito un applauso dalla nostra crew di operatori. Niente, io non riesco a non partire dalla tua voce. Quasi non ho capito quello che stavi dicendo, talmente ero affascinato dal suono della tua voce. Da speaker radiofonico sono obbligato a dirtelo, te lo dico anche con un po' di invidia, quella sana. ti ringrazio, ma quello che dici in realtà per noi attori non va tanto bene, perché se distraiamo con la tecnica l'attenzione da quello che diciamo, forse no, non arriviamo tanto al punto. Però ti ringrazio per il complimento. Non lo so, so che lavori con Michela Fattorin e il doppiaggio fa parte della vita di Michela Fattorin. Io spero che tu ti approcci con questo mondo, perché se tu non fai il doppiatore, Signa non è un ballerino breakdance, è veramente un qualcosa che devi fare. Spero che sia già qualcosa che fa parte della tua vita, perché mi sembrava veramente di sentire Pannofino. Grazie. Pannofino è uno dei più grandi in Italia. Sì, attore che soprattutto con questa voce così importante. Grazie di essere venuto nella nostra bolla. La nostra bolla è uno spazio che noi abbiamo regalato agli artisti. Noi ci siamo immaginati che gli artisti producano la propria arte seduti sul proprio letto nella cameretta di casa col chitarrino. Quindi Fabrizio De André, Fabri Fibra e Mick Jagger hanno creato le loro canzoni proprio dalla loro cameretta. Noi vi abbiamo dato questa cameretta. Gli abbiamo messo i muri trasparenti perché vogliamo sapere cosa succede nella cameretta dell'arte. Quindi ti chiedo, caro Loris, dov'è che tu produci maggiormente le tue cose teatrali? Guarda, una risposta non lo so, forse un po' scontata, non ho idea, ma siccome io sono di Torino e lavoro tantissimo qui ad Alba con la collega Michela Fattorin, e quindi faccio avanti e indietro parecchie volte, cioè 55 minuti, un'ora di strada, quindi ti direi la macchina così di getto, perché è uno spazio a sé stante, uno spazio dove le idee riescono a lavorare in testa ed entrare, amalgamarsi lentamente. È una bolla in movimento. È una bolla, esatto, è una bolla in movimento, con un'altra cosa importante che è la musica di sottofondo, che chiaramente è sempre ispiratrice comunque. C'è una citazione che non so di chi sia, quindi la faccio mia, che diceva: non sono i vostri luoghi ma i vostri cammini. È un percorso, è più importante della destinazione finale. E il viaggio, anche semplicemente lo spostamento, è un qualcosa che può ispirare. E poi l'autostrada è una dimensione quasi parallela. Quando uno è in autostrada, è un pezzetto di autostrada, lo fai venendo giù da Torino. Anch'io trovo proprio quell'immagine della strada che ti corre incontro. Non sembri tu ad andare verso Torino, verso Alba, ma sembra che la strada ti corra incontro. Bravo, la tua risposta ci piace. Però adesso io ho un audio da farti sentire, sempre legato al mondo fenugliano, che è un mondo che stiamo respirando molto in questo festival, Festival Ampi. L'ha registrato per noi il nostro Davidello. E pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui, ritto sull'ultima collina, guardando la città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco l'importante, che ne restasse sempre uno. Questo è tratto dal Partigiano Johnny, edito Einaudi. E Signa, proverei a portare il mondo fenogliano col mondo urban, col tuo mondo, quindi mi tolgo la giacca. Vadi. Allora, io arrivo e provengo da un'espressione artistica molto urban, dall'hip hop culture, e nel nostro ambiente, quando ci salutiamo, quando arriviamo, ci salutiamo usando l'esclamazione stay fresh, che sta a significare semplicemente cerca di rimanere fresco, cerca di rimanere connesso con la realtà, sempre aggiornato. Secondo te come potrebbe essere mantenere lo stesso appeal di freschezza parlando di racconti appunto che risalgono a 70 anni fa, come quelli di Beppe Fenoglio della Resistenza?
Guarda, bella, bella domanda. No, soprattutto rispetto a quello che dici tu, no? Di rimanere connessi, collegati, che è forse la cosa più difficile, no? Tramandare in qualche modo la memoria e farlo con le generazioni successive, con i più piccoli. Io credo che sia una risposta abbastanza semplice e vecchia come il mondo. Cioè, io credo che sia necessario in qualche modo amare quello che si racconta, avere una passione per quello che si racconta e farlo in modo vero. Credo che se riescano a passare queste tre cose, l'amore, la passione e la verità, in quello che diciamo, c'è l'ascolto delle persone che ci ascoltano, dei piccoli che ci ascoltano, è più reale, è più concreto. È una mia... Eh no, è giusto, è giusto. Sappiamo sempre che... la verità e non esatto, sbaglierai mai. No? Esatto, giusto. Così il mondo sarà il tuo specchio dove tu ti ci potrai rispecchiare, perché attraverso te vedono quello che tu vorresti mandare come messaggio e lo riproducono. Sì, esatto, un po' questo. Guarda, ieri sera in scena mi è capitata questa cosa, perché a un certo punto avevo un pezzo in cui entravo e c'era... è partita la macchina del fumo che non avevamo provato nel pomeriggio, quindi io mi sono ritrovato in mezzo a questa coltre di fumo improvvisamente e mi sono trovato bene, nel senso che il pensiero è stato molto fenogliano in questo, cioè passare anche attraverso noi stessi, che è un po' quello che faceva Fenoglio, no? Perché certo ha raccontato la realtà, tutto quello che è successo, la lotta partigiana eccetera eccetera, ma i suoi racconti erano anche molto intimi, no? C'era questa ricerca del se stesso, questo partigiano anche che guarda dalla collina, mi dà questa immagine e fa parte di quel percorso di verità che dicevo, cioè se riusciamo a farlo anche noi, forse nel raccontarlo saremo veramente più fresh, esatto. Beppe Fenoglio, sappiamo di Beppe Fenoglio che andava in giro con un taccuino dove annotava tutto quello che vedeva, quello che gli veniva raccontato. Noi magari oggi lo facciamo di più allo stesso modo, ma attraverso magari i telefoni, quindi attraverso le storie, i reels, i post sui social. Secondo te dovremmo ridare importanza alla parola? Come potremmo fare? Allora, credo che assolutamente sì, la parola ha la sua importanza fondamentale. Adesso ascoltandoti pensavo proprio certo al taccuino, che è vero. È anche vero però che lo dice uno che non usa tantissimi social, non sono molto social. Però mi rendo conto di che mezzo potente siano. E quindi credo che un buon utilizzo anche dei social potrebbe, però io il taccuino ce l'ho sempre dietro, comunque devo dire la verità. Sei old school come noi. Insomma, vista l'età anche, non sono proprio. Senti, restando ancora a Fenoglio, nei suoi personaggi c'è la consapevolezza che bisogna essere un po' folli, e visto che per quanto mi riguarda la miglior dote di una persona e soprattutto di un artista è un po' di pazzia, che però poi crescendo si perde. Probabilmente siamo della stessa generazione, soprattutto ce l'hai dimostrato dicendo che non usi molto i social. Esatto. Quindi mi rispecchio molto in questo. Volevo sapere che rapporto hai con la pazzia, visto che crescendo se ne va un po', e in quanto artista la devi andare a cercare da qualche parte. Come ti comporti? Riesci a trovarla? Non è mai andata via? Oppure... Ma guarda, in realtà è come sfondi una porta aperta, nel senso che io lavoro da circa 20 anni e mi occupo di teatroterapia con i DSM, con le ASL, con le persone che hanno problemi di salute mentale. E quindi io ci sono sempre stato a contatto con questa realtà, che è una realtà che amo. Quindi non ho mai avuto grande difficoltà nel perderla, questo. questo ti è rimasta sempre vicina. Sì, grazie. Sì, sì. Allora, andiamo verso il finale. Fino adesso abbiamo parlato con l'artista, abbiamo parlato con l'attore, abbiamo parlato con il terapeuta, abbiamo parlato con il regista. Fai anche regia, se collabori con Michela sicuramente fai anche regia. Sai anche tu, facciamo un po' di spoiler, sei anche tu nel cast di Loser? Sì, siamo... Io, Sara Rosa, e lo spettacolo l'abbiamo scritto io e Michela. Tu e Michela. E l'ha diretto Michela. Sei anche, insomma, sceneggiatore e regista. Però non ci interessa più. Adesso noi non vogliamo più quella roba lì. Io voglio parlare dritto a una persona che fino a un po' di tempo, fino a due ore fa, era un attore, adesso è diventato un mio amico. Dritto in faccia, come uno schiaffone, ti chiedo, raccontami una storia, Loris.
Bella domanda. Ma guarda, così di getto mi viene da dirti, da raccontarvi questa, che è una storia vera, che mi è accaduta lo scorso anno. Un'ex allieva e amica mi ha telefonato e mi ha chiesto se potevo officiare il suo matrimonio, a che sono caduto un po' dal pero. Cioè, è una cosa ho cercato, sì, esatto, non l'avevo mai fatto, non me ne sono mai occupato, sono caduto dal pero, quindi mi sono innanzitutto emozionato tantissimo, perché è stata una cosa molto forte, cioè essere non solo testimone, ma colui che officia e che decreta. E quindi mi sono adoperato tantissimo, scambi di messaggi per capire che cosa dovevo fare, perché poi era un rito laico naturalmente, eccetera eccetera, però fin lì me la sono cavata. Sono andato in difficoltà quando un giorno mi telefona e mi dice: ok, perfetto, allora dopo questo passaggio, dopo questo rito, è il momento della tua predica. Oh! Anche mi sono, ho avuto questo flash, mi sono immaginato sull'altare, ho detto no, scusa, spiegami. In realtà era semplicemente, mi chiedeva di dire due parole, anche divertenti, per giocare e stare insieme. Però devo dirti che questo è il momento della predica, mi ha piuttosto lasciato impietrito. Sì. Hai sentito una responsabilità divina sulle spalle. Bravo. Ma amico mio, ma con quella voce lì puoi dire quello che vuoi. No, vabbè, grazie. Con quello che racconti mi collego, se abbiamo ancora del tempo, sempre a Beppe Fenoglio, che diceva che due professori che ha avuto al liceo sono stati molto particolari per lui e gli sono diventati una specie di guida. Secondo te è una cosa giusta trovare dei professori che siano guida degli allievi nelle scuole? Diamine, sarebbe fantastico. Io per fortuna ne ho avuti, come ne ho avuti tanto che ho odiato, proprio perché non si sono proposti come guida, magari avrebbero potuto farlo. Quindi sì, credo assolutamente di sì. La funzione di mentore è fondamentale, credo, per tutti. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie. Adesso ci vediamo un piccolo video realizzato dalla Narras Family, che racconta quello che è successo in questi due giorni di Festival Ampi. Ciao Loris, alla prossima. Ciao Loris, alla prossima. Ciao. Stay fresh, bel Andre. And kicking, the victim is my heart, just so exhausting. Every passing hour of the day gives him the shivers. Every minute gone alone today just wears him out. My mind is dreaming of a better mankind and builds a thousand castles in the sky. But all the thick and thin my heart has suffered, just fading up and wants to wave the world goodbye. Sometimes my mind longs for the silence, the stillness of the beat, and just some peace and guidance. It's already quite some time my mind longs for the silence, the stillness of the beat, and just some peace and guidance. If we can manage not to pay attention, it's just because there is another beating heart, another beating heart very close to him, a heart of love.
messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Bella. Puoi anche togliere le cuffie, tanto qui non siamo da un'altra parte. Sound check. 1 2 1 2. Yeah, beh, prima di tutto complimenti per la puntata, ma anche per quello che avete fatto ieri sera. Ero nel pubblico. Mi dicevi che eri nel pubblico. Ero nel pubblico, ho apprezzato questa cosa. E l'ultima domanda che noi facciamo qua nella bolla è: ma chi te l'ha fatto fare? Ma chi me l'ha fatto di fare questo lavoro? Di, ad esempio, di stare in scena? Non lo so, guarda, ma credo, innanzitutto io ne sono felicissimo. Ci sono, come dici tu, ci sono. Scusa, Andrea, puoi fare meno casino che c'ho un'intervista? Scusate. Come dicevi, ci sono dei momenti in cui ci si chiede chi te l'ha fatto fare, però i momenti belli sono di più, quindi la risposta è per questo. È per questo, grazie. Grazie a te. È stato un piacere averti come ospite. Grazie, ciao. Ciao.